Grazie all'Arcivescovo Janis Vanas per averci aperto la porta di questa casa per realizzare il nostro incontro di preghiera. Casa Cattedrale che da più di 800 anni ospita la vita cristiana di questa città. Signore, insegnaci a pregare. Abun Bashmayon et Kadash Moch Dite Malkutoh Nehue Sibionoh Aikanot Bashmayov Barao Abnan Lahmot Sunkonani Omono Washbuklan Haubain Wahpohain Aikanodof Hnan Shbaknel Haubain Ulot Alan El Nesuno Elo Fason Membisho Teshbuhtol Ulam Olmin Amin. Signore, insegnaci a pregare. Santità, benvenuto nel Duomo di Riga dedicato alla Madre del nostro Signore, Maria Santissima. In questo Tempio l'amicizia con cui Dio ha benedetto i cristiani della Lettonia appare in modo visibile. Qui nelle preghiere ecumeniche regolarmente si incontrano i cristiani delle varie denominazioni per lodare, ringraziare e pregare insieme a Dio. Anche oggi noi, insieme ai nostri fratelli e sorelle cattolici, ci rallegriamo per la visita del loro sommo pastore nella Lettonia. In questa chiesa è sepolto San Meinardo, che 830 anni fa il suo predecessore, Papa Clemente III, nominò primo vescovo dei Paesi Baltici. Da allora il cristianesimo ha reso questa terra appartenente allo spazio europeo e alla civiltà cristiana. Riga è stata anche una delle prime città che 496 anni fa ha accettato le idee della Riforma. La vita insieme non sempre era libera dalla competizione tra i cristiani. Ha conosciuto i conflitti e persino la violenza. Tuttavia il pesante mezzo secolo sotto il giogo ateo-sovietico dolorosamente ci ha ricordato quello che ha chiesto il nostro Signore, che tutti siamo una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siamo anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Oggi varie denominazioni cristiane in Lettonia cercano di dare la loro testimonianza credibile con lo sforzo per l'unità. E questo non è solo uno sforzo, ma anche una grande gioia. Santità, la ringraziamo per la sua visita apostolica e crediamo che essa darà una nuova ispirazione per l'amicizia ecumenica e incoraggerà i cristiani in Lettonia ad avvicinarsi con più fervore a Cristo in modo da essere più vicini l'uno all'altro. Sono lieto di potermi incontrare con voi in questa terra che si caratterizza per realizzare un cammino di rispetto, collaborazione e amicizia tra le diverse chiese cristiane che sono riuscite a generare unità mantenendo la ricchezza e la singolarità proprie di ciascuna. Oserei dire che è un ecumenismo vivo e costituisce una delle caratteristiche peculiari della Lettonia, senza alcun dubbio un motivo di speranza e rendimento di grazia.
Lasciamo che lo Spirito Santo ci rivesta con le armi del dialogo, della comprensione, della ricerca del rispetto reciproco e della fraternità. Padre, che tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Queste parole continuano a risuonare con forza in mezzo a noi, grazie a Dio. E Gesù, che prima del suo sacrificio prega il Padre, è Gesù, Gesù Cristo, che guardando in faccia la sua croce e la croce di tanti nostri fratelli non cessa di implorare il Padre. E il mormorio costante di questa preghiera che traccia il sentiero e ci indica la via da seguire, immersi nella sua preghiera come credenti in Lui e nella sua Chiesa, desiderando la comunione di grazia che il Padre possiede da tutta l'eternità. Troviamo lì l'unica strada possibile per ogni ecumenismo, nella croce della sofferenza di tanti giovani, anziani e bambini esposti spesso allo sfruttamento, al non senso, alla mancanza di opportunità e alla solitudine. Mentre guarda al Padre e a noi, i suoi fratelli, Gesù non smette di implorare che tutti siano uno. La missione oggi continua a chiederci e a reclamare da noi l'unità. È la missione che esige da noi che smettiamo di guardare le ferite del passato ed ogni atteggiamento autoreferenziale per incentrarci sulla preghiera del Maestro. E la missione a reclamare che la musica del Vangelo non cessi di suonare nelle nostre piazze. Alcuni possono arrivare a dire: sono tempi difficili, sono tempi complessi quelli che ci capita di vivere. Altri possono arrivare a pensare che nelle nostre società i cristiani hanno sempre meno margine di azione e di influenza a causa di innumerevoli fattori come ad esempio il secolarismo o le logiche individualiste. Questo non può portare a un atteggiamento di chiusura, di difesa, né nemmeno di rassegnazione. Non possiamo fare a meno di riconoscere che certamente non sono tempi facili, specialmente per molti nostri fratelli che oggi vivono nella loro carne l'esilio e persino il martirio a causa della fede. Ma la loro testimonianza ci conduce a scoprire che il Signore continua a chiamarci, a invitarci a vivere il Vangelo con gioia, gratitudine e radicalità. Se Cristo ci ha ritenuti degni di vivere in questi tempi, in quest'ora, l'unica che abbiamo, non possiamo lasciarci vincere dalla paura né lasciare che passi senza assumerla con la gioia della fedeltà. Il Signore ci darà forza per fare di ogni tempo, di ogni momento, di ogni situazione, un'opportunità di comunione e riconciliazione con il Padre e con i fratelli, specialmente
con quelli che oggi sono considerati inferiori o materiali di scarto. A cui il Signore ci chiama è un'unità sempre in chiave missionaria che ci chiede di uscire e raggiungere il cuore della nostra gente e delle culture, della società postmoderna in cui viviamo, là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi. Raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell'anima della città. Questa missione ecumenica riusciremo a realizzarla se ci lasceremo impregnare dallo Spirito di Cristo, che è capace di rompere gli schemi noiosi nel quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. Cari fratelli e sorelle, continui a suonare la musica del Vangelo in mezzo a noi. Non cessi di risuonare ciò che permette al nostro cuore di continuare a segnare e attendere alla vita piena a cui il Signore tutti ci chiama essere Suoi discepoli missionari in mezzo al mondo in cui viviamo.